Informiamoci a scuola, percorsi di educazione affettiva, un progetto organizzato dalla Consulta delle Pari Opportunità del Comune di Alcamo e che proprio oggi ha preso il via con il primo incontro nei locali dell'Istituto Comprensivo Nino Navarra, presenti gli alunni dell'ultimo anno di scuola elementare e quelli della scuola media. I ragazzi hanno bisogno di avere questo confronto con gli adulti che hanno anche delle esperienze, con gli adulti che come i facenti parte appunto della consulta delle pari opportunità hanno in mano appunto le risposte giuste. Noi docenti vorremmo dare le risposte ai nostri ragazzi, però a volte non ci riusciamo. Oggi abbiamo assistito ad una testimonianza di una bambina di 5 anni, chiaramente con dietro un percorso, sicuramente un percorso di vita che sta facendo per, singolarmente all'interno insieme alla propria famiglia, e per noi raccogliere questo fiore, io lo chiamo così, è stato molto importante, è stato utile. Quindi noi stamattina siamo in un posto giusto e quindi abbiamo pensato bene quello che si sta per fare. In tutto ciò voglio ringraziare sempre che la Consulta Pari Opportunità si muove sempre con tutta l'amministrazione comunale di Alcamo e nella presenza del sindaco, dell'assessore e del dirigente. E inoltre ringrazio la scuola, ringrazio tutti gli studenti e gli insegnanti, voglio ringraziare pure la dottoressa Aurora Arranno e tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di tutto questo evento. Sono stata invitata per questo incontro per poter fare del relazionare con i ragazzi, che poi alla fine ho fatto un calcolo, 450 ragazzi divisi per le varie età e le diverse classi, trattando un tema importantissimo, un titolo molto bello, Incontriamoci a scuola. Dicevo, i ragazzi potevano anche pensare di fare Incontriamoci in piazza, Incontriamoci in un posto pubblico al bar, invece a scuola sì, perché la scuola è la seconda cellula della società, secondo me, dopo la famiglia. Se i ragazzi a casa vengono guidati, ovviamente la scuola fa la seconda azione positiva, i risultati loro che saranno il nostro domani li avremo sicuramente. Abbiamo parlato dei temi della violenza, nel particolare la violenza che viene praticata in maniera veemente e senza fine, perché continuiamo a registrare queste notizie terribili giorno dopo giorno, fatta alle donne e in particolare alle donne fra le mura domestiche. Quindi ai ragazzi ho cercato un po' di far capire come bisogna modificare la propria crescita per evitare di ritrovarsi a dover pensare di praticare qualcosa del genere. Questa possibilità di stare in mezzo ai giovani ci dà la possibilità come componente di consulta di cercare di sensibilizzare gli alunni a cercare il più possibile di scuotere questi torpori di indifferenza. Cioè non si può restare insensibili di fronte a tutto ciò che succede, e questo lo possiamo fare appunto cercando di avvicinarci ai giovani, cercare di essere più disponibili all'ascolto, cercare appunto di promuovere tramite questo progetto un percorso di educazione affettiva. Questo è un progetto che si articola in tre giornate differenti, poi ce ne sarà una quarta in cui appunto faremo un percorso di formazione e informazione ai ragazzi e alle ragazze della scuola Nino Navarra. Alla fine chiederemo loro di fare una produzione in merito alle tematiche che abbiamo affrontato in queste giornate. Questa produzione poi verrà premiata all'interno del contest letterario del Festival del Libro, che si terrà dal 23 al 26 maggio, e le premiazioni avverranno il 26 maggio nel pomeriggio.